Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 18esimo episodio della Challenge Lock Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto le Kimono Girl al loro teatro per poi catturare il leggendario Ho-Oh che, grazie ai vostri commenti, è stato nominato ufficialmente cattura della Torre Campana. Ciò nonostante, il team è rimasto invariato, non l'ho inserito in squadra e vorrei arrivare con questi Pokémon alla fine della nostra avventura. In questo episodio, ragazzi, arriveremo fino alla Lega, quindi mi raccomando rimanete incollati perché ne vedremo delle belle. Prima di iniziare, visto che la serie sta per concludersi, voglio invitarvi a lasciare un bel mi piace, a provare a raggiungere 200 like come ad inizio serie, per riportarla, diciamo, sul piano che aveva in passato, prima che i feed facessero schifo. Quindi ragazzi, mi raccomando, anche per aiutare il canale in questo periodo difficile, proviamo a raggiungere questa somma di like. Detto ciò, la challenge di oggi è molto particolare e in vista della Lega sarà veramente una mazzata. Ora proverò a spiegarvela in maniera abbastanza semplice. Se i PP o i PS di un mio Pokémon arriveranno a vita, diventeranno gialli, mettiamola così, dovrò spendere 1000 poche dollari a fine episodio in stronzate, tipo messaggi o robe del genere. Questo ogni volta che mi capiterà una roba del genere, ogni volta che i PS diventeranno gialli, io dovrò fare questa cosa qua. Quindi se diventano per 3 volte gialli, dovrò spendere 3000 poche dollari. Se invece diventeranno rossi, dovrò spendere appunto 3000 poche dollari, sempre in stronzate varie, ogni volta che succede. Mentre se un Pokémon dovesse morire, o attenzione, se i PP dovessero diventare, diciamo, dovessero esaurirsi, dovrò spendere tutti i soldi, che per la Lega, ragazzi, è un suicidio. Fortunatamente, prima di questo episodio, prima di scegliere la challenge, ho preso un po' di pozioni, quindi cercherò di fare anche un po' di razione di queste qua, in modo tale da non, diciamo, prenderlo in culo nel caso dovesse succedere qualcosa di orribile. Ragazzi, questo episodio probabilmente sarà un po' più lungo del solito perché voglio davvero fare tante cose. Questa è la cattura Borgo Foglianova che farei molto velocemente se tipo mi viene fuori un... Sì, così. Grazie, campioni del mondo. Miracolo, non ci volevo credere. Pensavo già di dover sprecare 300 Ultra Ball. Per fortuna, non è stato necessario. Comunque, ragazzi, mi sono dimenticato una cosa della challenge mentre questo qua ci dirà che siamo arrivati accanto. Che, oltre a dover buttare via tutti i soldi, dovrò anche, diciamo, scartare, direi che è un termine molto tipo FIFA, però sì, dovrò scartare metà di ogni rimedio che ho. Questa cosa qua, effettivamente, io non l'avevo considerata. La cattura, no, non l'avevo considerata. Allora, prima di andare verso le cascate Toyo, tra l'altro ho insegnato cascata al nostro Dori per fare più in fretta. Di qua dovrebbe esserci uno strumento da qualche parte. Ok, cattura di sto percorso. E... oh! Oddio! Rotom! Tipo semi-leggendario, ancora un attimo. Ci sta Rotom? Chissà se Geloschegge lo manda giù, non penso. Ok, perfetto, regge abbastanza bene. Però Magneta Ascesa non mi piace come moveset, sarò sincero. Ultra Ball, dai, vediamo di prenderlo. No, Fulmindenti, stai fermo, mi raccomando. Oh, devo ricordarmi di non far stronzate con i PP barra con i PS. Pokémon Plasma, lo chiamiamo... Gekis lo chiamiamo. Allora, devo solo ricordarmi come si scrive. Direi di prendere la versione inglese, che dovrebbe essere Gekis. Così dovrebbe essere, se non ricordo male. Forse mi sto sbagliando, forse tipo... forse sì, penso sia più così. Gekis. Gekis. Non lo so, nel caso poi lo cambio, ragazzi. Sta di fatto che tanto, a meno che non si debba perdere qualche Pokémon, non penso che, diciamo, avrà sta grande importanza questo Rotom, insomma. Ok, torniamo indietro e infogniamoci alle cascate Toyo. In questo video potenzialmente ci saranno un sacco di catture che saranno inutili, a meno che io non subisca una strage di Pokémon, cosa che sinceramente spero di evitare con tutto il cuore. Allora, facciamo una cosa veloce, cioè nel senso, saliamo sta cascata. E ok, perfetto, avrei voluto farla sulla terraferma la cattura, però attenzione, questo mi piace. Houndour è pure di tipo fuoco, ragazzi, quindi in teoria potrebbe...
Cioè, oggi non vogliono farsi catturare. Oggi non vogliono farsi catturare. Che finché era Bidoof mi andava più che bene. Ondur sarebbe stato carino effettivamente avercelo. Anche perché, ragazzi, un tipo fuoco penso che all'interno della serie io non l'abbia letteralmente mai avuto. Siamo già a 4 minuti, che vita triste. Allora, devo affrontare meno Pokémon selvatici possibili per la questione dei PP. Ora, prima di uscire da queste cascate, raga, c'è uno strumento che io ho sempre dimenticato nelle mie avventure, diciamo, nella regione di Johto, ma che adesso andremo a prendere perché se non lo prendo chi cazzo... Roccia liscia. Bellissimo, dai, forza però. Drifloon. Drifloon, perché c'è qua un rifugio di palloncini? C'è passato tipo il clown, non lo so, la casa del vecchietto di Up, qualcosa del genere. Guardali che sono... Questo sarebbe stato caruccio da prendere. Buongiorno. Mi affronta così. Ah, raga, questo qua mi ricordo che aveva tipo l'intera catena evolutiva di Bulbasaur. Tra l'altro anche a livello 36. Il tuo fetish per gli starter, noto con piacere, che non sia assolutamente esaurito. Stordi pugno, aia. No, questo qua diventa vita gialla, la merda. Muori, ok, perfetto. Guardalo che è ovunque. È ovunque Stalker. Io non ci voglio credere. È ovunque. Non me ne libererò mai. Tra l'altro no, scherzavo. Erano a livello... Cos'è? Ah, ok, gastroacido. Erano a livello 32, non a livello 36. Drapion. Proviamo a tenere Dori, raga. Tanto vale, cioè, nel senso. Zampillo. Vediamo se riesco a mandarlo giù. Ho vita piena, quindi volendo... Mamma mia, che potenza sto Luminion. Sto Dori, scusatemi. Non volevo. Lei dovrebbe curarmi in sta casa, se non ricordo male. Forse ricordo male. Vediamo. No, non è vero, mi sa che mi dà tipo non terrempesta. Tipo non terrempesta sicuramente. Scopriamo subito che MT è, ragazzi. Allora, tra l'altro non penso che, a meno che... Bruciapelo c'ha quel tocco di bastardaggine che potrebbe tornare utile effettivamente, ragazzi. Perché è proprio una mossa di quelle che non è forte, però cioè... Non ci perdi nulla a utilizzarla, perché comunque è un turno guadagnato. A meno che il Pokémon avversario non sia di spettro, ma questa è un'eccezione, insomma. Allora, fermi. Visto che tanto ho ancora un botto di pozioni dall'episodio dell'altra volta, che tra l'altro ne ho vendute un fottio, direi che possiamo fare questa bastardata e curarci il Pokémon. Davvero, se riuscissi ad arrivare a fine episodio con senza dover spendere soldi e stronzate varie, sarebbe spettacolare. Però dubito, perché c'è di mezzo Silver, ragazzi, quindi... C'è Silver, scusatemi, Luke volevo dire. Quindi è abbastanza pericolosa sta cosa. Ora avrei dovuto ritirar... No, stronzo. Tipo ti faccio per four cord? Aia. Ok, no, fermi. Proviamo a mandare Brazzarina, raga. Proviamo con lui, io vado di volo. Danza di piume, stai fermo, muori, quasi. Ok, forse ce l'ho fatta. Perfetto, vai giù anche tu. Olè, Fortress. Avrei potuto svegliarmi e switchare. Avrei potuto svegliarmi e switchare, provo con un volo. Comando, no, che merda che sei. Sei proprio cancerogeno. Oh, Cristo! 1000 euro sono andati. Cercherò di mantenere a memoria il conto, ragazzi. 1000 euro sono andati. Mandiamo Dorica a Zampillo, potrebbe tornarci utile. Vai così, vediamo se riesco a mandarlo giù. Tecnicamente, oh, ok, Fortress mi ricordavo bene, non ha un'ottima difesa speciale. Ottimo, sì, ho il volume un po' alto nelle cuffie, quindi se sto tipo gridando è per questo. Ovviamente, ragazzi, il Pokémon lo posso curare, non c'è nulla riguardo nella challenge. Allora, curiamoci anche suocero, è sempre meglio curarsi i Pokémon con questa challenge, sul serio, altrimenti si fa una brutta fine. Io uso repellente, mi sono già scassato. Bello Zangus. Vedete perché volevo fare la cattura sulla terraferma? Perché sono anche di livello più alto tecnicamente, quindi anche per il grinding volendo sarebbe stato più semplice. Tra l'altro, ragazzi, da notare come comunque a livello di livelli, scusatemi il bruttissimo gioco di parole, siamo messi bene obiettivamente, perché io sono sempre arrivato con i Pokémon al 45 per la Lega. Siamo direi in tabella di marcia. Questo qua mi fa una mossa psico, mi secca sul posto. Forse non avrei dovuto mandare suocero. Forse ho fatto una gran stronzata. Vediamo Cannon Flash quanto ti fa. Poteva andare meglio, mettiamola così. Porca di quella puttana, questi sono altri 1000 euro. C'è euro, poche dollari, chiamateli come volete. No. Ok, fermi, perché si è diminuito l'attacco speciale. Ok, perfetto. Zampillo, secondo me, lo manda giù. No, psicoslancio, non fare cri...
No. No, raga, non ci... No! Non ci voglio credere. Devo ancora capire come cazzo sia possibile una roba del genere, ma non ci voglio credere. Ora, io dovrò a fine episodio buttare via tutti i soldi e dar via metà dei miei rimedi barra ball. Quindi adesso in realtà la challenge non esiste più, perché paradossalmente se butto via tutti i soldi a fine episodio possono anche arrivare a vita rossa, tanto devo buttarli via tutti. Quindi, allora, fatemi ragionare. In teoria non dovrei vivere più col peso della challenge. Sta di fatto che per la Lega sono in merda, perché dovrò a fine episodio dar via tutti i soldi e dovrò prendere i rimedi solo ed esclusivamente vendendo altri oggetti. Io non ho parole. Ah, e ovviamente non potrò rivendere gli oggetti che ho comprato, sia chiaro. Cioè, se compro i messaggi, mi tengo i messaggi per la Lega Pokémon. No, però davvero, cioè, raga... Cioè, l'avete visto anche voi che mi ha tolto... Cioè, mi ha tolto un quarto di vita. Letteralmente un quarto di vita con Psico Slancio. Attacco speciale diminuito, ha crittato ma shottato. Cioè, non... Non... Tra l'altro, me lo sono anche chiamato. Ho detto, non fare critica, l'ha crittato ma... Cioè, no, davvero, raga. Davvero. Io non... Ci sono rimasto seriamente... Qua ci sono rimasto perché non... Oh, oltre al fatto che è veramente una bastardata del gioco, penso che ci sia sta... Penso che in questa gen ci sia... Cioè l'unico modo con cui mi spiego sta roba è che in questa gen ci sia qualche bug del critical che non conta la riduzione delle statistiche. Perché altrimenti non si spiega. Praticamente potrei perdere la challenge, perché poi alla Lega senza rimedi voglio vedere come si fa. Senza... Cioè, potrei perdere la challenge con un bug. Per un bug. Sì, sì, ti do il tuo numero, il mio numero. Questa qua è una che... Datele il numero perché vi affronterà molto spesso e potrebbe servirvi per l'allenamento. Se è una delle cose che ho imparato con questa gen è questa. Però, raga, Dori non so proprio come sostituirla. Cioè, proprio non ne ho idea. Spero di trovare qualcuno di buono alla via vittoria. Tra l'altro, questo qua è percorso 26. Ci facciamo subito la cattura, raga, perché adesso ho bisogno davvero di un buon Pokémon. Ho bisogno davvero di un buon Pokémon, perché quelli che abbiamo adesso sono veramente inutili, sinceramente, nel box. Cioè, piuttosto, io ve lo dico qua, piuttosto affronto la Lega con 5 Pokémon. Però c'ho Rotom, volendo, che ho catturato e che forse è buono. Volendo c'ho Rotom. Cazzo, mi sono addormentato, non so per quale motivo arcano, ma mi sa che mi aveva fatto sbadiglio e non me ne sono accorto. Allora, devo cercare di mantenere... Oh, Gassosa che tanto è una. Quindi, raga, essendo una, non è che posso farci molto, nel senso... Non posso buttarla né fare altro, quindi usiamola adesso. Comunque, basta pensare a Dori, al sostituto. Concentriamoci sulla parte e sulla nostra cattura. Penso che debba finire il repellente. Ok. Vediamo un po' chi ci viene fuori. Ti prego, devi essere buono. Ok, ok, ok. Shiftry è un buon Pokémon. Shiftry potenzialmente un buon Pokémon. Mi ha appena tirato in faccia una difesa X, raga, non ho parole. Proviamo a prenderlo. Shiftry potrebbe diventare buono. Tanto sì, ma che cazzo me ne frega, non serve più la challenge. Ok, l'abbiamo preso. Vive, non so come chiamarlo però. Lo chiamo... tra l'altro femmina, perfetto. Shiftry femmina, madonna, non so come chiamarlo, veramente. Con quel nasone l'avrei chiamato Che Vedo, però non posso chiamarlo Che Vedo. Vai, faccio un tributo. Raga, qua faccio un tributo a Rocet e lo chiamo Nasona. Luke, ti voglio bene. Tributone a Rocet, che in questi periodi è doveroso. Ok, perfetto. Dopo sta stronzata possiamo tornare a proseguire. Che penso sia tipo una cosa bruttissima, però... Fa niente, noi andiamo, andiamo, forza. Affrontiamo gli allenatori, ragazzi, perché nonostante io abbia detto che sarebbe meglio affrontarne il meno possibile,
Col senno di poi in realtà ci servono per allenarci. E sì, ci servono assolutamente per allenarci. Tra l'altro mi stanno cadendo tipo le cuffie da mezz'ora. Io sto facendo sempre movimenti poco etero per metterle a posto. Io spero che perlomeno uno strumento ci sia qua, perché altrimenti sclero. Dimmi che c'è uno strumento, perché veramente... Ok, plessimetro! Plessimetro! Scrivete nei commenti se sapevate dell'esistenza del plessimetro. Io no, io no. Ok, stiamo arrivando... Oh, casa per curarsi. Vabbè che mi cura anche Dory, però in questo momento è fondamentale. Perché non dobbiamo utilizzare pozioni. Tra l'altro, sì, cazzo me ne frega dei pipì, ripeto, la challenge è andata puttana. Beh, commovente. Commovente, veramente, viene da piangere. Ok, da... Che merda di gioco. Proviamo a entrare in sta casa qua. Che giusto, non serve a nulla. Guardate che... Guarda, guarda. Questo è lo screen dell'episodio, già capito come va a finire. Guarda che merda. Che merda allucinante. Una merda di dimensioni cataclismatiche, oserei dire. Tra l'altro dovrei avere altri repellenti. Neanche il tempo di dirlo, eh. Vabbè, raga, a sto punto lo butto giusto cosa. Tanto devo salire di un livello, tanto vale farlo, no? Ok, perfetto. Tra l'altro per il prossimo episodio vedrò di far allenare tutti i Pokémon verso il 43. A parte il sostituto che sarà un pochino più basso, perché per ovvie ragioni ho bisogno di registrare in fretta. Cioè, in fretta, nel senso, in maniera relativamente veloce, perché insomma devo concludere la serie, che poi ci sarà la scuola e tutto. Quindi prima registro, insomma, meglio è. Siamo a 16 minuti, io non so quanto potrebbe durare l'episodio, spero non troppo. Metal testata, schiatta Swinub. Ok, perfetto. Gyarados. Non mi fa... No, guarda che ha crittato. Io potrei veramente sclerare male. Io potrei sclerare male se dovesse succedere un'altra roba del genere. Fermo, muori. Ok, perfetto. Meno male che ci abbiamo Fuji, raga. Guarda che merda! Oh, fermi, no, devo ragionare, c'ho la casa qua, ok, perfetto. Ok, era da tanto tempo che una challenge non mi comprometteva così tanto. E che i bug non facevano così schifo. Perché questo è proprio un cancro. Allora, qua dovrebbero esserci altri due allenatori prima della via vittoria, se non ricordo male, o forse tre, insomma, un numero così. Bibarel, perfetto, ho appena trovato il tuo socio, cioè appena, minchia, 20 anni fa, porca di quella puttana, se mi tocchi ti giuro che t'ammazzo, muori. Idropompa, guardalo. Io ero già pronto a bestemmiare sul crit, io ve lo dico. Ok, spaccaroccia, dovresti morire, perfetto. Raga, ho capito che quando non so cosa fare mando Fuji, perché c'è veramente ara qualsiasi cosa, una roba allucinante. Cioè, allucinante, nel senso, come se non lo sapessimo che Mewtwo è fortissimo. Però, minchia, obiettivamente... Sì, te lo do, il mio numero di telefono, basta che non mi chiami tipo ogni 3 secondi, figliolo. Soprattutto adesso che sono abbastanza girato, perché c'ho ancora la... Cioè, boh, non... Non riesco ancora a capacitarmi della morte di Dory, sinceramente. Non riesco a capacitarmene, mi sembra una roba talmente assurda, ragazzi, che... Boh. Allora, vai, veleno croce, mandiamo giù Squirtle, che cosa sta facendo? Muori. Ok, perfetto, ci siamo chiariti. Oddio il cancro, devi morire anche tu, ti prego. Cosa sta facendo? Sicuramente non sta vivendo, perfetto. Ok, ha arato anche questo, vediamo se... Ok, no, mi ricordavo male, c'era effettivamente un altro allenatore. Ho preso contro un allenatore dei capelli rossi, raga, questo qua è Silver. Silver, che tra l'altro si troverà all'interno della via vittoria, che è una delle peggiori perché non ci sono allenatori. Che in realtà, ragazzi, nel nostro caso è un'ottima cosa, perché ci fossero stati gli allenatori probabilmente avremmo avuto delle difficoltà in più e l'episodio sarebbe durato molto di più di quanto effettivamente arriverà a durare. Che ripeto, non ne ho idea, ovviamente. Ok, perfetto, sconfitta anche questa qua. Madonna, tutti... Cioè, raga, veramente c'è uno stalking in queste zone del mondo che... sui confini dell'esistenza. Allora, strumento, dai, fa che sia una pozione. Questa piacerebbe a Rocket, ve lo dico. Ok, perfetto, tanto il Rocket sa perché. Olè, siamo alla Lega Pokémon. Sì, cioè, c'ho 300 medaglie, cioè, c'ho pure Gesù Cristo, c'ho... Ok, allora, si devono utilizzare molte MN che io penso di aver tutte. Ciao Dory, come sei bella. Suocero, fra parentesi, sta tipo schiattando, quindi la prova... Vabbè raga, utilizziamola, dai. Non penso che una pozione sia così problematica. Tra l'altro tante MT che posso vendere, ragazzi, per mia fortuna cattura. Cioè, mi pigliano per il culo. Devo rifarla.
Dai, dai. No, raga, cioè, se va così veramente sclero. Non può esserci solo lui. Che schifo, raga. Mamma mia, avvelenato. Cioè, ma veramente. Ma veramente mi hai avvelenato. Ma guarda che schifezza, ma... Non gli ho fatto niente. Madonna, ma quanto è forte sto coso. Fermi, calma, calma, calma. Sto rischiando tantissimo. Sto rischiando tantissimo e non me ne sto accorgendo, tra l'altro. Allora, funesto vento non dovrebbe seccarti. Raga, è fortissimo. Quanto cazzo regge sto coso. Entraci. Ok, Roselia. Non so come chiamarla. La chiamo... La chiamo England, perché in Inghilterra c'è stata la guerra delle due rose. England. England, perfetto, ci siamo. Ole, siamo a 20 minuti e dobbiamo finire la via vittoria e il più presto possibile, quindi fermi. Allora, curiamoci porca di quella troia. Le bacche non dovrebbero essere soggette alla challenge, sta di fatto che io non ne ho. Quindi ho un'unica scelta: correre indietro. Correre indietro e sperare che non mi schiatti sulla strada. Allora, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22. Tra l'altro, ora che ci penso, non dovrebbe schiattare perché mi sta seguendo. Quindi mi sono fatto tante paranoie per un cazzo. Benissimo. Ok, sì, sto video qua sarà colossale, ma fa nulla, raga. Io so che a voi piacciono i video lunghi e quindi li guarderete tutti e lascerete tanti mi piace. Tra l'altro vi invito anche a rispondere alla domanda del giorno che troverete come al solito. E a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, è molto importante, ripeto, per la crescita del canale. Soprattutto in questo periodo dove YouTube ha deciso che io devo fare schifo. Però sto sbagliando posto. Ok, perfetto, così va meglio. Tra l'altro non ho i repellenti, quindi andrà a finire molto male. Challenge epica finita tipo malissimo. Proseguiamo molto velocemente. Qua c'è un bellissimo strumento. Perché non incontro po'? Perché non sto zitto? Potrebbe essere la domanda alternativa. Comunque, raga, per il momento penso che Shiftry sia l'idea migliore da mettere in squadra. Direi di sì, sinceramente. Per il semplice fatto che A è più, diciamo, alto di livello e B... Beh, oddio, in realtà dovrei controllare ancora tutte le mosse. C'è da dire anche questo. Per ricordarmi che alla fine di questo episodio devo mandare a puttane tutti i soldi che guadagno. Grazie. No, quanto sarebbe stato figo Infernape. Infernape sarebbe stata una gran cosa. Però giustamente, giustamente... Buongiorno, lei chi è? Un coccio verde che probabilmente si è staccato da queste rocce che sono verdi anche loro, giustamente. Ci sta un ca... Ma porca. Qualcuno mi ricorda perché non ho comprato i fottuti repel... Minchia, minchia, livello 36, stai scherzando? Ma io ti ammazzo, scusami, cioè nel senso mi faccio un botto di esperienza con te, mi sa. Vediamo un po', va che roba. Ok, perfetto, magari qualche Pokémon lo secco sulla via, raga, per il semplice, appunto, come vi dicevo prima, per la semplice voglia di farmi esperienza. Poi la via vittoria me la esploro bene fuori parte, magari se mi perdo qualche strumento. Adesso vorrei farla molto velocemente perché sinceramente la via vittoria di questa generazione mi fa letteralmente schifo e voglio uscirne il prima possibile. Questo piccolo passaggio me l'ero effettivamente dimenticato. Ma tutti gli starter! Tutti gli starter c'erano io, Roselia! Sì, cioè, t'attacchi al cazzo però. Dai, scendiamo da sto buco qua che non penso sia messo qui a caso. Ok, perfetto, forse siamo in una zona... Ok, questa parte qua me la ricordo, in qualche modo c'era... Minchia, meno male che non ho trovato sto cancro. Allora, fermi. Ok, sì, perfetto. Per andare a prendere quello strumento io devo fare sta genialata. Perfetto, vediamo un po' che cosa si trova qui. Una... Bacca crela! Vi prego, cos'è una bacca crela? Io non lo so. Non lo so, è proprio una bacca che... Carnivine. È una bacca che non esiste sulla faccia della terra. Ok, forse è la strada giusta. Sì, 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 ok, perfetto, siamo alla fine della... Grotta! Aerodactyl, oddio, Aerodactyl lo secco con Surf, raga. Aerodactyl... Avrei voluto seccarlo con Surf, non lo faccio perché mi sto cagando addosso. Ok, perfetto, allora, calma. Mettiamo davanti Fuji che devo andare sul sicuro adesso con Silver perché non voglio perdere altri membri. Diciamo che è una cosa che vorrei davvero evitare. Ora, non so effettivamente se sono arrivato alla fine della grotta. No, perché devo fare un altro passaggio che non ricordo. Devo fare un altro passaggio che non ricordo e non ricordo dove bisogna andare in effetti.
Allora, qualcosa mi dice che devo cadere in uno di quei due buchi che ci sono di qua, ragazzi. Ma tipo qualcosa proprio di recondito. Tipo il fatto che, allora, finché non andiamo da Silver, mettiamo davanti Strength che deve salire di livello. Facciamo, mettiamola così. Oh, io provo a buttarmi da qua, raga, proprio. Cos'è il Pokémon buco per chi ha per caso? Non lo so. Allora, muori, quasi. No, c'è, vabbè. Una parola. Un Ponyta. Io l'ho detto che Strength sarebbe arrivato alla Lega veramente tiratissimo e con le pezze al culo, scarsissimo. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati, mettiamo subitissimo davanti Fuji. E speriamo in bene, ragazzi. Ricordiamoci che Dori è schiattata, perché io sono anche capace di mandarla in campo, sapete? Eccoci qua. Stiamo per arrivare alla Lega, ma prima c'è la battaglia con il Rocket. Aspetta, tu vorresti partecipare alla sfida della Lega Pokémon e vorresti anche imparare a non balbettare, è vero. L'uscita di Via Vittoria da questa parte, proprio qui vicino. Ma come avrai notato, non ci sono allenatori in giro. Ce ne fosse uno degno di sfidarmi. Almeno l'impresa di arrivare fin qui ti è riuscita. Ma questa impresa termina qui. Infatti ti pentirai amaramente di aver incontrato me. Mi stai facendo cagare addosso, Luke, sinceramente. Ho nominato un Pokémon a te. Ti prego. Luke Breeder. Bronzor, perfetto. Bronzor Shiny confirmed, proprio. È solo che non so come toccarti a te. Provo uno spaccarocce. Ti faccio malissimo, mi dicono dalla regia. Fermi. Il buon senso mi dice di proseguire con spaccarocce, raga. Obiettivamente... Guarda, c'è l'abilità scoppio, veramente. In alcune cose mi viene voglia di sclerare, perché sono veramente uno scandalo. L'insegna dello schifo, perfetto, muori. Mandiamo Swoochero contro Wynaut, che deve salire di livello anche lui. In teoria, Wynaut non dovrebbe essere sto gran problema. E invece mi ha fatto un male boia. Muori! Oh, godo, che bellezza il critical, davvero. Il critical è una cosa bella quando poi ti ammazzano... Cristo Dio. Quando poi ti ammazzano i po... Cristo Dio, muori. Ok, perfetto. Sono cagato. Legit. Focale energia, aiuto. Ok. No. Ok, calma. Io ho paura di focale energia perché, raga, questo è capace di... Sei scemo, sei scemissimo. È scemissimo. Cosa ha fatto? Ma perché mangia sogni? Si è fatto di metanfetamina. Volo, devi morire. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Vai veloce, voglio solo andare alla Lega perché mi sono cagato addosso in questo episodio. Ok. Alto piano blu. Siamo arrivati, ragazzi. Lega Pokémon, ma prima andiamo a scegliere il nostro membro, a depositare Dori. Io ho... Io ho. E la maggior parte di voi l'ha designato come cattura. Oh, prima cosa liberiamo Slowpoke. Io mi ero dimenticato che avevo te. Brutta merda. Allora, calma. Ragioniamo. Sì, mi sarà venuto sulla faccia un ghigno malefico, ma... Ok, tu puoi andare. Dori l'ho depositata. Ragazzi, a parte che è una sveglia, te la lascio, ma... Io, seguendo comunque ciò che mi avete detto voi, perché io non è che ho dato uno strappo alla regola di mia scelta, ma l'ho chiesto a voi nei commenti. Prendo in squadra Ho-Oh. Non ci avevo pensato, non ci ho riflettuto. Allora, ora andiamo a buttare i nostri strumenti e a comprare stronzate. Ora vediamo se c'è qualche stronzata qua. I revitalizzanti, raga, sono stronzate perché tanto non posso usarli. Vai così. Revitalizzanti, ovviamente, ragazzi, non potrò rivenderli. E adesso, anzi, li butteremo, già che ci siamo. Oh, buttiamo. Dobbiamo buttare, se non ricordo male mi è stato detto nella challenge metà delle Pokéball. Quindi andiamo a fare... dai, andiamo per difetto, raga, così, giusto per...
buttane tre anche di queste. Degli altri strumenti, se non sbaglio, non mi avete detto nulla. Invece la Safari Ball la teniamo perché non ha un'unità divisoria. I revitalizzanti li buttiamo tutti. Sì, non so perché me ne sono lasciato uno, obiettivamente. Le iperpozioni andiamo di 8. Gli antiparalisi 2. E la sveglia ce la teniamo. Ok, dovremmo essere a posto. Voglio solo fare una cosa. Vedermi o dietro. Eccolo qua, che bellezza, ragazzi. Ok. Noi, ragazzi, ci becchiamo nel prossimo episodio della Challenge Rock Pokémon Heart Gold, l'ultimo nel quale andremo ad affrontare la Lega Pokémon. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione e rimanete sintonizzati, perché nel prossimo episodio succederà qualcosa di fantastico. Già me lo sento. Comunque, anche la campanella in alto a destra, come al solito, per rimanere sempre aggiornati sui video del canale. E noi, ragazzi, ci becchiamo nel prossimo video.